Seconda settimana del Carnevale di Fano. Presidente Gianmarioli, quali sono gli eventi in programma? Bene, sì, siamo alla seconda settimana di Carnevale e partiamo con venerdì 2 febbraio, quando alla sala di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Fano ci sarà la presentazione del 18° volume dei Maestri del Carnevale, a cura di Silvano Clappis e Raffaella Manna. Quest'anno è dedicato ai manifesti del Carnevale. All'interno del libro ci sono veramente delle chicche imperdibili. Dopodiché passiamo ovviamente a sabato 3, tanto sabato è veramente pieno di eventi, a cominciare dal torneo di touch rugby dedicato al Carnevale, a continuare con torneo di tennis, per arrivare alle ore 16. Dalle ore 16 in poi, in centro storico ci sarà una sfilata di carri, ovviamente carri di seconda categoria, insieme alla musica rapita, alle mascherate delle fazioni, fino ad arrivare in piazza, dove gli Zebra 3 ci faranno ballare, divertire, aperitivi e insomma un pomeriggio di festa. La sera, vi ricordo, al Teatro della Fortuna la Cenerentola, e arriviamo poi a domenica mattina, il 4, secondo domenica di Carnevale. Al Palazzo Bracci Pagani avremo un incontro che si intitola Disturbi di cuore. E direte, che cosa c'entra col Carnevale? Il carro Carnevale di Fano Story è un carro cardioprotetto, vuol dire che ha sopra un defibrillatore, per questo ringraziamo ovviamente Fano Cuore, che ormai da tanti anni porta questa sua aggiunta, diciamo, al valore del Carnevale. E organizziamo appunto con Fano Cuore, con un'associazione di Roma che si chiama Il Cuore di Andrea e con Ex Novo Compagnia Teatrale, un incontro di sensibilizzazione all'uso del defibrillatore. E non solo, per poi arrivare alle ore 15, dopo i tre famosi botti, per la seconda domenica di Carnevale. E ovviamente vi aspettiamo.